Devo arrivare da Alan Friedman, oggi devo trovarmi Alan Friedman, è un grande amico, lo sapete, giornalista, scrittore, soprattutto è americano. E prima di arrivare all'Italia bisogna che diciamo una parola sull'America. Io stamattina, caro Alan, tu ancora non è arrivato, ho cominciato questa puntata inginocchiata. Ho visto in 9 minuti che il New York Times ha fatto di ricostruzione di quello che è accaduto e ho avuto dei brividi terribili perché è veramente una cosa pazzesca quello che è accaduto. Detto questo, parliamo di questi due presidenti, perché stamattina La Stampa, giornale dove tu scrivi, parte con quelle due fotografie, da una parte Mattarella a Codogno, dall'altro Trump a New York. Due presidenti, due modi opposti di affrontare un momento così difficile. Alan. Beh, non c'è dubbio che il Presidente della Repubblica in Italia è un Presidente che cerca la coesione sociale, che cerca l'unità della nazione, che parla di solidarietà, che parla con una coscienza umana. E il Presidente degli Stati Uniti instiga il razzismo, instiga e fomenta la violenza e fa un calcolo molto cinico che se si può scatenare una specie di guerra civile in America o guerra fra i razzi o uso dell'esercito contro i cittadini che protestano in modo pacifico e mette la Bibbia, un non credente 3 volte divorziato che mette la Bibbia lì, è stato duramente criticato dal vescovo di Washington, dalla Chiesa Cattolica in America, che ha detto che quello che Trump fa è antitetica agli insegnamenti di Gesù. Ma un presidente come Trump evidentemente o Scusa, sta ma mi dici una intraprendendo. cosa? È possibile che tutto questo, parlavamo con Calenda prima di entrare in trasmissione, è possibile che tutto questo gli possa convenire? Perché una grande differenza tra quei due presidenti lì è che uno deve essere rieletto e l'altro invece no, diciamo. Allora, faccio un'analisi molto breve ma molto chiaro. Trump a questo punto avrà capito che non può vincere la maggioranza del voto popolare, l'ha perso a Hillary Clinton l'ultima volta, ma siccome abbiamo un collegio elettorale, Trump fa un calcolo politico così. Se io getto, io faccio la retorica incendiaria, anche razzista, ai suprematisti bianchi e vinco solo in 3 o 4 stati il collegio elettorale, perché in America tu puoi vincere con 5-10 milioni di maggioranza in California, ma hanno sempre 45 voti nel collegio elettorale. Quello che conta è se lui fa un calcolo che in alcuni posti dove Kentucky, Pennsylvania, Michigan, Florida può vincere il collegio elettorale, può farcela nonostante il voto popolare. È un calcolo molto pericoloso, non è detto che funzionerà, ma vedremo a novembre. L'altra cosa da aggiungere è c'è un terzo Allora, però presidente. Alan, posso, però Alan, tu ricorderai il caso di Nixon. Ma Nixon era un'altra cosa. No, era un'altra cosa, però quando ci furono le proteste per il Vietnam e Nixon era contestatissimo e l'America era una polveriera e si capiva che Nixon era anche una persona opaca, eccetera, i disordini aiutarono a far uscire fuori quella a cui si è Esatto. appellata Trump, cioè la maggioranza silenziosa che poi rielesse Nixon Ma con Trump grande cerca di imitare maggioranza. Nixon. Certo, Trump questo cerca, dico. giustamente, ha ragione Calenda, che Trump sta cercando di usare questo concetto di law and order, di legge e ordine, per fare appello a quella maggioranza Alan, silenziosa. scusami, ti interrompo perché ci torniamo poi un attimo su Trump, anche perché avremo una storia che arriva dall'America molto interessante sull'altro aspetto, poi che sono i famosi helicopter money di cui parlavamo anche con Friedman qualche settimana fa. Però